siamo ad un passaggio cruciale, perché c'è una nuova consapevolezza, questa nuova consapevolezza ha portato nuove risorse e perché ci sono le condizioni per fare riforme. Come dobbiamo farlo? Dobbiamo farlo insieme, perché nessuno ce la può fare da solo. Non può bastare il governo nazionale, non possono bastare le regioni, dobbiamo portare a bordo i comuni, perché se la sfida è l'integrazione sociosanitaria, il comune svolge una funzione decisiva e quindi devi portarlo a bordo il più possibile. Ma non bastano le istituzioni, abbiamo bisogno delle forze sociali, come non mai, abbiamo bisogno del sindacato, abbiamo bisogno delle imprese, abbiamo bisogno del mondo delle conoscenze, delle competenze, della ricerca. Mai come oggi tocchiamo con mano quanto pesi avere, diciamo, reti della ricerca idonee, dell'università, i nostri istituti, penso all'Istituto Superiore di Sanità, ma ce ne possono essere tanti altri. E nella sostanza l'idea qual è? E chiudo. È quella di un grande patto paese, in cui si capisca che la questione, a me piace dirla così, della protezione delle persone, della tutela delle persone, della costruzione di reti di inclusione, di welfare, in cui nessuno resti da solo, è davvero la priorità anche per costruire una società più veloce, una società più dinamica, una società più competitiva. In certi momenti della storia recente italiana ed Europa si è avuta la sensazione che meno reti, meno tutela, meno protezione significasse correre di più. Io la penso esattamente al contrario e penso che questa crisi sociale, economica, sanitaria che abbiamo vissuto ci consegni invece esattamente questo punto. Più reti di protezione, più reti di solidarietà, più sistemi di tutela significa avere una società più forte.